purtroppo adesso le persone che io vedo sono divise in due grandi categorie. La prima è un grande gruppo di persone che hanno capito ancora di più l'importanza della prevenzione, della terapia non farmacologica, per esempio dell'attività fisica, della dieta, e altre persone che invece sono diventate scettiche. Quindi, secondo me, la cosa che noi dobbiamo fare è potenziare la comunicazione gentile, la chiamo io, per tentare di spiegare a questa fetta di popolazione che in realtà facciamo tutti parte della stessa squadra. Quello che è importante è che tutti lavoriamo in modo tale da migliorare la salute in generale. Non è soltanto il Covid la cosa importante, quindi la prevenzione è importante per tutti, la dieta buona è importante per tutti, il non fumare è importante per tutti. Noi con queste iniziative vogliamo dare un messaggio che va fatto a prevenzione, è uno dei punti centrali. Gli stili di vita delle persone sono fondamentali per fare prevenzione. Noi ci vogliamo avvicinare alle persone, mettere in evidenza un ragionamento sul diritto alla salute e sul fatto di volersi bene come fisico, come persona, soprattutto per noi stessi, ma anche per i nostri cari familiari che sono vicini. Oggi parliamo dei RED, è una comunicazione che l'INPS manda annualmente a tutti coloro che hanno delle prestazioni che in un qualche modo sono legate al reddito. Persone che hanno l'integrazione al trattamento minimo, le maggiorazioni sociali o semplicemente prendono l'assegno familiare o un'invalidità civile. Quindi per tutte queste tipologie di prestazioni il cui diritto è legato a un reddito personale o familiare c'è da fare questa dichiarazione. La campagna RED solitamente comincia verso l'autunno e termina nei primi mesi dell'anno successivo. Una volta arrivavano le lettere a casa, invece la comunicazione non arriva più e deve essere il pensionato in un qualche modo ad attivarsi. Chi l'ha già ricevuto anno per anno è consapevole e se l'ha fatto tramite il CAF, per esempio nostro, della CISL, viene contattato direttamente per fare la richiesta. Chi invece riceve o dei solleciti perché negli anni precedenti non l'ha fatto o ha il dubbio di dover fare questa cosa perché non sa se la sua pensione ha questo obbligo, può rivolgersi sempre al CAF o al patronato in determinate situazioni. Però come primo step l'indicazione ottimale è quella di rivolgersi allo SPCGL, a tutti i pensionati, i nostri volontari che nelle varie sedi possono fare una prima verifica e quindi indirizzare le persone all'ufficio competente. Sei in macchina, hai un incidente, ti fai male, noi corriamo ad aiutarti. È il nostro lavoro, però anche tu ci devi dare una mano. Allacciati la cintura, anche se sei dietro. E se c'è tuo figlio a bordo, vincolo al seggiolino. È obbligatorio e ti salva la vita. Se guidi, non usare il telefono. La tua vita non vale un post o un selfie. Non correre, tanto non arriverai primo. La tua vita non vale 10 minuti. Non farti male e non farlo agli altri. Amo il mio lavoro e spero sempre che io e te sulla strada non ci incontreremo mai.